A Genova si dice mugugno libero, che equivale a dire, ok, tante cose non vanno bene, ma almeno non toglietemi il gusto di lamentarmi. Oggi però vorrei provare a mettere in dubbio la validità di questo dogma cittadino, cioè, veramente è liberatorio lamentarsi? Ma ancor prima mi sono chiesto quali sono i motivi perché il lamento è uno sport così diffuso. Ho trovato almeno tre motivi. Primo, a volte il lamento è comodo perché attribuisce a qualcun altro la responsabilità di uno stato di cose. Posso lamentarmi di mia moglie, di mio marito perché non fa quella cosa. In fondo equivale a dire se le cose tra noi non vanno bene è un po' colpa sua, più che essere colpa mia. Oppure posso lamentarmi della mia situazione, posso lamentarmi del tempo, di qualunque cosa. In ogni caso, il lamento spesso porta a spostare l'attenzione da quella che è la mia responsabilità, dando la responsabilità di uno stato di cose che non va a qualcun altro o a qualcos'altro. C'è un secondo motivo collegato molto al primo, ovvero lamentarsi è l'opposto di fare qualcosa. Se vuoi cambiare le cose, ti tiri sulle maniche. Se non hai voglia di cambiare le cose, beh, ti puoi limitare a lamentarti. A volte preferiamo rimanere nel mugugno, nel lamento, proprio perché non abbiamo la voglia o la forza di fare qualcosa per cambiare la situazione in cui siamo. Infine, può farci comodo lamentarci per ottenere una pacca sulla spalla, per avere un po' di attenzione, perché qualcuno possa dirci: poverino, dai, forza, vedrai che le cose cambieranno, miglioreranno. Insomma, quando ci lamentiamo, può succedere che attiriamo da parte degli altri un po' di affetto, un po' di vicinanza, un po' di connessione umana. Da questo punto di vista, forse, il lamento è un atteggiamento tipicamente infantile, ovvero del bambino che è in noi, che vuole attirare l'attenzione su di sé, che a volte non vuole impegnarsi, che preferisce che gli adulti vengano a sollevarlo da uno stato di cose in cui non si sente a suo agio. Vogliamo essere coccolati, compresi, capiti e a volte il lamento può ottenere questo risultato. Questo non significa che chi ha l'abitudine di lamentarsi lo fa per cose che non sono reali o concrete. Ad esempio, in Colorado c'è un uomo che è a dir poco infastidito dal rumore degli aerei che atterrano e che partono dall'aeroporto di Denver, che è a una cinquantina di chilometri da casa sua. Infastidito di quanto? Pensate, nel 2015 l'aeroporto ha ricevuto 4.870 reclami. Di questi, 3.555 provenivano tutti da quell'uomo. Caso analogo a Washington, due persone in un anno hanno inviato 6.852 lettere di proteste all'aeroporto Ronald Reagan. Ora, queste persone hanno diritto a lamentarsi, ma certo che ce l'hanno. Il problema però è un altro. Che cosa ottiene effettivamente chi si lamenta? Dopo che ci siamo lamentati, veramente stiamo meglio? Io credo che solitamente avvenga proprio il contrario, ovvero quando ci lamentiamo di qualcosa, in realtà, dopo esserci lamentati, siamo ancora più infastiditi. Credo che lamento ed irritazione siano due cose che vadano di pari passo in un circolo perverso, ovvero più siamo irritati e più ci lamentiamo, ma più ci lamentiamo e più focalizziamo la nostra attenzione sulla cosa per la quale ci stiamo lamentando e quindi saremo ancora più irritati. Il mondo è assurdo ed irritante? Certo, molto spesso lo è. Possiamo lamentarci di questo? Ma certo, possiamo farlo ogni volta che vogliamo, ma che cosa otteniamo dopo averlo fatto? Mi chiedo anche, è mai successa una volta che il fatto di lamentarmi di qualcosa che accadeva di concreto nel mio mondo personale ha portato a qualche miglioramento della situazione? Credo proprio di no. Oltre a rischiare di renderci anche un po' insopportabili, il lamento finisce per aumentare la percezione negativa delle cose attorno a noi.
Chi spedisce 3.555 reclami per il rumore degli aerei avrà la sua attenzione sempre più focalizzata su quel problema e di lettera in lettera, di reclamo in reclamo, di lamento in lamento, sentirà ancora di più il rumore degli aerei. Le sue orecchie diventeranno sensibili a qualunque piccolo rumore e di conseguenza sarà sempre più irritato. Detto questo, che cosa possiamo fare al posto di lamentarci? Esistono delle strategie efficaci alternative? Beh, credo proprio di sì, ma le vedremo nel prossimo video. Per questo iscriviti al canale YouTube oppure su Facebook o su Telegram e condividi su questo video, su WhatsApp, su Facebook, dove vuoi. Basta che tu lo faccia. Grazie.